presidente del Comitato Ediscoli del Sinarca, il signor Riccardo Vaccaro, e il presidente dell'associazione ambientalista Termoli Wild, il signor Ezio Varrassi. Riccardo, 3 giorni molto intensi per il bosco Corundoli, dove avete messo insieme cultura, ambiente, spettacolo, prodotti tipici per denunciare l'inutilità del gasdotto. Cosa molto importante, che cosa state facendo in questi giorni con questa manifestazione? Il Comitato Ediscoli del Sinarca con l'evento Save Corundoli rilancia la lotta contro la realizzazione dell'inutile e dannoso gasdotto Larino-Chieti. 3 giorni intensi e ricchi di attività, uno dei più importanti è stato senza ombra di dubbio l'assemblea che si è svolta ieri pomeriggio. Siamo molto soddisfatti poiché quest'ultima ha visto la partecipazione di realtà come il Movimento NoTap, il Coordinamento Nob del Gas Abruzzo, il collettivo Altrimenti Vale Peligna, Trivelle Zero Molise e attivisti provenienti dal Veneto. I lavori stanno per iniziare, a poche centinaia di metri dal bosco Corundoli c'è un deposito di tubi. Il comitato di cui faccio parte sta facendo tutto il possibile per impedire che i lavori per la realizzazione del gasdotto in questione deturpino una delle aree naturali più importanti della nostra regione, uno dei pochissimi polmoni verdi presenti in Basso Molise. Per tale ragione stiamo valutando la possibilità di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Larino, poiché il Consiglio Comunale di Montecilfone il 1 dicembre dello scorso anno ha concesso la servitù di passaggio all'interno di quest'area. Bene, Ezio Varrassi, che cosa ne pensi del gasdotto e qual è il vostro ruolo con i discoli del Sinarca? Beh, abbiamo scelto di collaborare in questo percorso, un percorso fatto di denuncia di questo scempio che potrebbe rovinare per sempre l'immagine del bosco Corundoli, sia sull'aspetto naturale che paesaggistico, ma anche per l'economia locale. Vogliamo ricordare che siamo arrivati quasi, oppure siamo già in un punto di non ritorno, dove degli scienziati o la scienza ha ammesso che entro il 2050 l'uomo dovrebbe azzerare le risorse che provengono dai fossili come il gas e il petrolio, che secondo me, come l'ho detto anche nelle altre occasioni, i territori, i cittadini, i governi, i comuni dovrebbero puntare su queste meraviglie che abbiamo, perché queste meraviglie fanno parte dell'economia locale, sono l'ambiente dove viviamo, gli alberi producono ossigeno all'umanità. Cosa dire? Dovrebbero puntare per proteggere e tutelare queste aree e dovrebbero impedire che queste vergogne, le chiamo, questi scempi, possano essere favoriti dai governi, ma soprattutto dalle multinazionali che stanno distruggendo il pianeta. Saluti finali da Riccardo Vaccaro, Ezio Varrassi, Ilenia Paladino e dal bellissimo bosco Corundoli di Montecilfone. E ricordatevi, la natura va salvaguardata sempre. Ciao, alla prossima.